Direttore, è stata una bella serata per celebrare una stagione da ricordare, che però per il Pineto non è finita, perché domenica c'è un'ultima fatica, forse un'ultima, ma non è detto, contro il Sestri Levante, una gara di ritorno per la Pool Scudetto. Speriamo non sia l'ultima, e quindi vuol dire che potremmo andare avanti. Ce la metteremo tutte, ragazzi, questa settimana chiaramente, giocando 3 partite in una settimana, siamo anche un po' rimaneggiati, però abbiamo la voglia di fare tutto il possibile per qualificarci per la finale. A Sestri Levante abbiamo fatto una partita importante, eravamo stanchi, però non abbiamo demeritato. Forse Mercorelli ha fatto qualche parata veramente miracolosa, però sono sicuro che a Pineto venderemo cara la pelle. È chiaro che c'è solo la vittoria per il raggiungimento dell'obiettivo, perché il pareggio con qualche gol ci svantaggerebbe. Cercheremo di mettercela tutta, ma facendo un plauso a questi ragazzi, a prescindere da come andrà a finire, sono stati veramente eccezionali, perché è stato un gruppo forte, iniziando, come abbiamo ripetuto più volte, ma è la verità, dal magazziniere all'allenatore, sono stati tutti quanti bravissimi. Perché poi dopo una serata così si vuole mettere anche la ciliegina sulla torta. Certo, sarebbe una cosa, oltre a questa, sarebbe veramente una cosa eccezionale fare il triplete su tutte e 3 le competizioni, però ce la metteremo tutta, perché queste cose poi rimangono nella storia, e la storia rimane e gli uomini se ne vanno, quindi sarebbe bellissimo, sarebbe un sogno.